Questo è il secondo incontro di un ciclo di tre dedicato alla scienza, o meglio, al rapporto che noi abbiamo con la scienza. La volta scorsa abbiamo avuto Loana Riccioli, medico e filosofa, che ci ha fatto una carrellata di come dai lavori dell'umanità si è rapportata facendosi delle domande appunto anche filosofiche riguardo al rapporto con la natura, la materia nella quale siamo immersi. E oggi abbiamo il professor Paolo Vitale, biologo, sia docente del Liceo Scientifico di Brescia e del Liceo Copernico, che ci parlerà di un argomento di particolare attualità. Il titolo infatti è Ma sarà vero? Scienza o pseudoscienza? Ecco, dal titolo già si vede di cosa si parlerà. Noi siamo immersi in un mondo di continua informazione, si parla anche di infodemia, infatti, informazioni che ci sovrastano e che finiscono per anche, come dire, confonderci a volte. La domanda che noi ci siamo fatti come Associazione Cultura Vita, ma non siamo solo noi a farci questa domanda, è i cittadini e le cittadine che competenze hanno per capire quali sono le vere notizie, quali sono le fake news? È un problema di quello che si chiama cittadinanza scientifica, cioè la consapevolezza, non una competenza, ma una consapevolezza che alcune notizie si riconoscono come false e alcune notizie si riconoscono come vere in base a determinati criteri, di cui già la volta scorsa abbiamo cominciato a parlare, ma che questa sera il professor Vitale approfondirà un tema di particolare attualità, l'abbiamo visto anche con il Covid, a un certo punto non si sapeva bene più a chi credere riguardo alla gestione anche della pandemia. Perciò io do subito la parola al professor Paolo Vitale, che ringrazio ovviamente di essere qui con noi. Ecco, buongiorno a tutti, mi sentite qua e mi dovrebbero sentire anche con questo microfono. Ah sì, ok. Quindi io parlo in due microfoni. Sì. Allora, la volta scorsa avevamo sentito un excursus di tipo storico su come nasce un po' il pensiero scientifico. Oggi invece vorrei parlare principalmente di attualità, di come attualmente ci si orienta nel pensiero scientifico. Vorrei affrontare questo tema da quattro punti di vista, affrontando in effetti, affrontandolo in quattro modi. Prima di tutto, una delle domande che ci si pone spesso è se esistono informazioni scientifiche o solo pareri contrastanti, perché a volte questo è quanto ci si domanda e quanto anche spesso viene fatto credere. Esistono sempre pareri che possono contrapporsi oppure esistono informazioni scientifiche, diciamo, tra virgolette, oggettive. In questo secondo caso, come facciamo a essere sicuri che non si tratti di pseudoscienza, cioè di chi usa il linguaggio scientifico per sostenere tutt'altro? Adelaido ha usato il vocabolo infodemia, che è appunto una diffusione di informazioni false, e questo è un tema importante perché l'infodemia è addirittura una diffusione di informazioni false, ma create ad arte strategicamente diffuse. L'ultimo punto che volevo trattare, se la facciamo, è cosa si può fare per essere più credibili, perché a volte sono gli scienziati stessi che non sono molto credibili. Mi sentite anche in fondo? Sì, va bene. Ok. Vediamo prima di affrontare il tema se esistono informazioni scientifiche o se in tutti i casi si possono contrastare pareri diversi. Ora, in alcuni casi noi sappiamo che le informazioni scientifiche esistono. I percorsi della revisione della scienza oggi sono ben divisi, vanno su due binari paralleli. Nel passato non era così, ma nessuno più si ricorda neanche di quando non era così. Nessuno oggi, se avesse la peste, va qua vicino a San Nazaro, va nel primo altare a destra e invoca San Rocco con la sua ferita provocata dagli Yersinia pestis, cioè il batterio della peste, che allora neanche si sapeva esistesse, perché questo quadro è precedente di proprio e oggi se ci viene la peste ci rivolgiamo, potremmo dire, a San Fleming e non a San Rocco, che ha scoperto gli antibiotici. La peste
in linea di massima, poi vedremo che non è proprio così, ma non dovrebbe più far paura, perché una settimana di streptomicina, la peste non è scomparsa, però non è più un grande problema perché ci sono gli antibiotici, quindi non ci ricordiamo più nemmeno di cosa succedeva. Tra l'altro c'erano anche dei tentativi di affrontare la peste, come vediamo in questa immagine, che ricorda un po' diciamo la pandemia di Covid-19, c'erano anche dei tentativi di affrontare la peste con dei camici, con delle mascherine, mascherine che contenevano anche delle spezie, ma a quei tempi non si sapeva che la peste era trasmessa dalle pulci che pungevano i ratti e l'uomo, e quindi tutto ciò non serviva, perché la peste non è una malattia a trasmissione subaerea. Fin qui siamo sicuri che sono dei fatti. Nessuno più, torniamo ai fatti, nessuno più va nel Duomo Nuovo, prima o terra a destra va dal San Liborio e gli chiede di rompergli i calcoli renali, ma si usa la litotrissia, una delle terapie, cioè si usa un sistema che spezza questi calcoli renali e li fa uscire direttamente dal ureter. Quindi anche di San Liborio si è persa ogni traccia, ogni credenza. La religione adesso non viene più usata per questo. Fin qui possiamo dire che questi sono fatti, non è che mettiamo in contrasto il parere dei cultori di San Liborio, che nessuno più conosce, con i pareri di chi invece ritiene che la litotrissia sia meglio. La speranza di vita alla nascita soltanto negli ultimi 90 anni si è allungata di 20, quasi 21 anni, quindi si è allungata tantissimo. Questo qui è un altro fatto incontrovertibile, questo noi sappiamo che è dovuto anche alla scienza, in particolare alla biologia e alla medicina. Ho messo questo manifesto perché ci introduce all'argomento di cui stiamo trattando, perché ancora oggi ci sono persone che non hanno fiducia nella comunità scientifica. Questo è un bel manifesto che la Fondazione per la Ricerca Biomedica degli Stati Uniti ha diffuso per rispondere agli animalisti che vorrebbero vietare la sperimentazione animale, che dice: grazie alla sperimentazione animale sarete liberi di protestare 20,8 anni in più di quanto non avreste fatto se la sperimentazione animale fosse stata vietata, perché senza la sperimentazione animale, qualsiasi biologo, qualsiasi medico lo può dire, che segua ciò che la comunità scientifica ci rende evidente, non avremmo fatto assolutamente i progressi che abbiamo fatto. Non è immaginabile un trapianto di cuore che non parta in precedenza su una prova sui cani, sui babbuini e alla fine sull'uomo, a meno che uno voglia riprovare gli esperimenti che faceva il dottor Mengele, che non usava i ratti. Però tantissimi ancora oggi, anche se non sono cultori di San Liborio, sono culture di informazioni che non hanno nulla di scientifico. Questo è un altro tema importante. Noi tutti sappiamo che il cielo non esiste, nessuno potrebbe oggi pensare che il cielo esista, cioè che ci sia una sfera che avvolge la Terra, azzurra di giorno e nera di notte, su cui sono posizionati le stelle, la luna e il sole. Nessuno pensa che il cielo esista. E quindi tutti noi sappiamo che una rappresentazione di questo genere è una rappresentazione completamente irreale. Nonostante ciò, la parola cielo si usa ancora, anche se non corrisponde a nulla. E questo qua già ci rende evidente che un po' di confusione la possiamo fare, anche perché usiamo vocaboli antichi a cui non corrisponde nulla di oggettivo. Che non esiste il cielo, poi noi lo vediamo anche da queste fotografie. Questa qui è il famoso Blue Marble, che è una fotografia scattata nel 72 da Cernan, che è stato l'ultimo uomo sulla Luna, morto nel 17. Verrebbe da dire prematuramente, perché molti dei 12 astronauti che sono andati sulla Luna sono ancora vivi, sono ultra novantenni. E questa fotografia ci rende evidente che non c'è il cielo, ma che c'è l'atmosfera, che non ha dei limiti precisi. Ecco, la persistenza di alcuni vocaboli però può anche rendere la nostra percezione della realtà un po' diversa da quello che è la realtà effettiva.
Da dove salta fuori questo? Noi sappiamo dal metodo scientifico. Il metodo scientifico è anche verificare sperimentalmente che il cielo non esiste. Faccio una fotografia, prendo un'astronave e vedo che se esco dalla Terra non è che a un certo punto buco una sfera e esco dal cielo. È evidente, posso provarlo sperimentalmente. Ciò che un po', e questo lo sappiamo tutti, però ciò che un po' confonde a volte i detrattori della scienza è che la scienza non si basa solo sul metodo di sperimentare, questo è molto importante. La biologia, l'astronomia, la geologia non si basano solo sul metodo sperimentale, non si possono fare esperimenti per dimostrare che sono esistiti i dinosauri, che c'era la Pangea, perché non si possono fare esperimenti nel passato, così come non posso fare degli esperimenti per dimostrare quando è morto Giulio Cesare. Quindi è molto importante anche la raccolta delle prove. Spesso i creazionisti o i negazionisti della scienza dicono fammi un esperimento per dimostrarmi la teoria dell'evoluzione, ed è un'affermazione assurda, perché ovviamente io non posso dimostrare il passato, perché questo, se questi dicessi questa cosa a uno storico, quello rimarrebbe esterrefatto. La biologia, l'astronomia e la geologia sono anche scienze storiche. E la scienza quindi usa anche la raccolta di prove, usa i confronti, usa gli organismi modello, ritorniamo a chi invece è a priori contrario alla sperimentazione animale. Senza tutto ciò la scienza come la conosciamo oggi non esisterebbe. Questo è il metodo scientifico, non solo fare esperimenti, come si fa in chimica e in fisica, ma anche altro. Ci sono anche gli esperimenti mentali nella scienza, sono molto interessanti. Il fondatore della scienza moderna ha fatto un importantissimo esperimento mentale dicendo che se si faceva cadere una piuma e un martello in ambiente privo di atmosfera, il suo esperimento mentale era corretto, sarebbero arrivati nello stesso punto, nello stesso momento Terra. Il suo esperimento è stato poi ripetuto da Scott, uno delle 12 persone che nelle 6 spedizioni spaziali sono andate sulla Luna. Scott ha rifatto il suo esperimento, fra poco compie 90 anni, ed eccolo qua che fa questo bellissimo esperimento. Dura un minuto, ma l'esperimento mentale di Galileo è stato trasformato in un esperimento reale. Bastava aspettare 400 anni, ma la scienza non ha fretta, e qui si è aperto un browser per vedere quello che doveva aprirsi. E quindi dobbiamo tornare al... Scusate, perché ci è successa la stessa cosa anche prima. È andata via la... Vediamo qua. Eventualmente lo possiamo partire dopo, se non dobbiamo farlo partire adesso, perché anche prima non eravamo riusciti a farlo partire. Bene, devo dire la scarica di Chrome, no. Vabbè, lo guardiamo dopo un attimo. Vabbè, questo esperimento venne fatto... Non è un esperimento mentale, è l'esperimento reale. 400 anni dopo, il filmato dura solo un minuto, poi troviamo modo, prima eravamo riusciti a vederlo, venne fatto nel 71 sulla Luna. Un astronauta filmava, l'altro faceva l'esperimento, presero un martello, presero una piuma e dissero 400 anni fa un signore che si chiamava Galileo fece questo esperimento mentale, vediamo se aveva ragione. La penna e il martello colpiscono il suolo lunare nello stesso momento, perché il suolo lunare non è circondato dall'atmosfera. Quindi nella scienza esistono anche esperimenti mentali, quindi la scienza è un pochino più complessa del puro e semplice esperimento che dimostra un'ipotesi. Questo è il metodo, queste sono le cose di cui siamo sicuri, ma tante volte non siamo sicuri.
perché a volte si tratta di pseudoscienza, cioè di affermazioni che usano il linguaggio scientifico per dire qualcosa che di scientifico non è. Prima cosa su cui veniamo tratti facilmente in inganno, chi ha detto che questa affermazione è corretta? E adesso il Corriere di oggi, c'è qua un, faccio vedere anche che casa, un articolo che ha come titolo Scontro sulle mascherine a scuola, speranza, decida la scienza. E quello vuol dire? Decide la scienza, non è che io adesso vado dalla signora e dico scusi, è lei la scienza, chi è la scienza? Perché il tema fondamentale è chi è questa scienza che deve decidere. In realtà la scienza non esiste, non ha un portavoce, non ha un personaggio che ci dice io sono la scienza, adesso vi dico come stanno le cose. L'unica cosa che ci interessa è la comunità scientifica. Il messaggio deve venire dalla comunità scientifica, non deve venire da una persona. Non c'è il portavoce, c'è la comunità scientifica. E su questo argomento abbastanza semplice, che gli scienziati conoscono da sempre, si fanno veramente a volte dei trucchetti. Cioè si dice maledetto tal dei tali che ha un premio Nobel. Quando si dice così, solitamente si tratta di pseudoscienza, quando si usa l'ipse dixit, perché la scienza invece non si esprime con l'ipse dixit, ma si esprime tramite la comunità scientifica. Quindi se il messaggio proviene dalla comunità scientifica ed è correttamente rappresentato, noi possiamo parlare di scienza, altrimenti non stiamo parlando di scienza, stiamo parlando effettivamente di pareri. E qui è saltato un pezzo di diapositivo, non so per che motivo. Come si esprime la comunità scientifica? La comunità scientifica si esprime tramite la letteratura scientifica e tramite delle istituzioni scientifiche. La letteratura scientifica e le istituzioni scientifiche sono presenti o su riviste cartacee o sul web. La letteratura scientifica non la troviamo in altri sistemi, non la troviamo alla televisione, non la troviamo alla radio, non la troviamo nei festival, ma troviamo dei siti oppure della letteratura. Per comunicare alla scienza ci sono delle regole molto precise, la comunità si dà delle regole secoli fa, e queste regole si basano sul fatto che io, se voglio fare della comunicazione scientifica, devo sottopormi a un protocollo, cioè devo pubblicare secondo alcune regole che sono stabilite, e soprattutto quello che sto pubblicando deve essere sottoposto a revisione paritaria. Vuol dire che in modi diversi, non approfondiamo molto il tema, però vuol dire che quello che io sostengo deve essere dimostrato e deve essere dimostrabile, deve essere replicabile. Una rivista che pubblica letteratura scientifica darà poi l'articolo che io propongo a delle persone che faranno una revisione paritaria, cioè degli scienziati miei pari, che generalmente io non conosco e generalmente loro non mi conoscono, che potranno respingere il mio articolo, cioè dire quello che mi hai dato non è supportato, oppure più comunemente correggerlo, oppure più raramente dire va bene così, è tale quale, va pubblicato così com'è. La revisione paritaria è ciò che rende la letteratura scientifica così attendibile. Attendibile non vuol dire vera, perché è vera fino a prova contraria, poi si può continuamente rivedere ciò che la letteratura scientifica ci illustra. Ci sono anche dei siti a cui si riferisce la comunità scientifica, non so, ad esempio c'è, per quanto riguarda il cambiamento climatico avremo l'IPCC, per quanto riguarda la chimica avremo IUPAC, per quanto riguarda la biologia molecolare avremo altre istituzioni, però istituzioni che diciamo sono istituzioni che sono un filtro tra ciò che pensa il singolo insegnante e ciò che dalla comunità scientifica è assodato. Generalmente però noi non ci informiamo sulla letteratura scientifica, io sono un biologo ma non sarei in grado di leggere la letteratura scientifica in fisica, in paleontologia o in paleoantropologia, se non in vari casi, ma la stessa mia maniera la biologia, diciamo, è così vasta che sono pochi gli argomenti che io sarei in grado di gestire sulla letteratura scientifica direttamente. Noi di solito ci avvaliamo della
divulgazione scientifica, e quella che vediamo qua è la più famosa rivista di divulgazione scientifica presente in Italia, che è in realtà l'edizione italiana di Scientific America, che è scritta un po' in tante lingue. La divulgazione scientifica può anche essere divertente, io avevo messo un video che invece adesso vediamo poi se riusciamo a far funzionare, e non deve seguire, cioè, non deve seguire le stesse regole della letteratura scientifica. La divulgazione scientifica è diversa, può usare festival, può usare trasmissioni televisive, può usare trasmissioni radiofoniche, oltre a siti e a cartoni animati, oltre a siti e a riviste. La divulgazione scientifica seria fa riferimento alla letteratura scientifica, cioè un articolo di divulgazione scientifica generalmente deve avere un link, un riferimento, se è cartaceo comunque un riferimento alla letteratura scientifica, e non è sottoposta a revisione paritaria. Viene fatta sia da scienziati, bravi divulgatori, ma non è automatico, uno scienziato potrebbe essere un pessimo divulgatore, il suo compito principale non è la divulgazione, ce ne sono comunque di molto bravi, sia da giornalisti scientifici specializzati nella divulgazione scientifica. Le pubblicazioni scientifiche si rivolgono agli scienziati, cultori della materia, non agli scienziati tutti, mentre la divulgazione si rivolge a un grande pubblico. In letteratura scientifica vengono pubblicati lavori originali, perché uno in letteratura scientifica continua a rifare sempre lo stesso esperimento e le riviste scientifiche continuano a ripubblicarlo. Mentre la divulgazione scientifica usa pubblicazioni scientifiche come fonte, ma la divulgazione scientifica divulga anche ciò che è stato magari scoperto 200 anni fa, non è necessaria l'originalità. Il linguaggio è diverso, deve essere più semplice, più coinvolgente per la divulgazione scientifica, per la letteratura più rigoroso, e abbiamo detto che usano mezzi diversi. Apriamo una parentesi su una fonte molto particolare che ha una ventina d'anni, Wikipedia. Allora, Wikipedia, la più grande enciclopedia che l'umanità abbia mai scritto. Si parla di 325 lingue, di cui 314 attive ancora utilizzate, centinaia di milioni di pagine. In italiano abbiamo 1.754.710 voci all'altro ieri. Oggi potrebbe essere anche qualcuna di più, potrebbe essere anche qualcuna di meno, che qualcuna volta viene cancellata, però generalmente qualcuna di più. È un'impresa immane, è la regina di tutte le enciclopedie che l'umanità abbia scritto. Chi sono gli autori? È l'umanità stessa. Chiunque può scrivere su Wikipedia, infatti è figlia del web 2.0, cioè del web che è interattivo. Se vi ricordate, 20 anni fa la rete non era interattiva, cioè gli siti erano tutti statici, un po' come potrebbe essere il sito del Ministero della Difesa, non è che chiunque può andare su a scrivere qualcosa. Wikipedia è l'opposto, chiunque può scrivere qualcosa. La cosa più incredibile di Wikipedia è che i tentativi di vandalizzazione, c'è una voce su Wikipedia, vandalizzazione di Wikipedia, vanno generalmente a vuoto, cioè qualcuno ogni tanto tenta di vandalizzare, spesso sono per esempio i fascisti o i nazisti che cercano di modificare le voci, dura pochi minuti la vandalizzazione di Wikipedia, sembra strano ma in effetti non è strano, perché se noi pensiamo che sono decine di milioni di persone che scrivono su Wikipedia, è ovvio che decine di milioni di persone, al 99% saranno persone oneste, quindi un controllo collettivo, oltre a quello dei redattori, è molto efficace. Per quanto riguarda le voci di biologia, Wikipedia non è divulgazione scientifica, non è letteratura scientifica, ma è una fonte relativamente attendibile. Anche le voci di biologia in italiano, quelle in inglese sono magari più complete, più attendibili, perché l'inglese ha molti più utenti. Noto una cosa di Wikipedia, che nessun racconto di fantascienza scritto prima di 20 anni fa vi fa vedere qualcuno che prende in mano un oggetto come questo qui, dà un'occhiata e legge, diciamo, il sapere dell'umanità in tutte le lingue del mondo in pochi secondi. Nessun racconto di fantascienza avrà immaginato che sarebbe sorta una cosa di questo genere nemmeno 3 anni prima che sorgesse. E funziona. Quindi non è divulgazione scientifica, non è letteratura scientifica, men che meno, però il sistema che sta messo
diciamo appunto, è abbastanza attendibile. Non meno attendibile dell'enciclopedia Treccani o dell'enciclopedia britannica. Siamo a quei livelli e cambia tutti i giorni, ogni minuto. Quindi, diciamo, è una fonte abbastanza interessante. La pseudoscienza, come la distinguiamo? Qui abbiamo parlato di letteratura scientifica e di divulgazione scientifica. La pseudoscienza come la distinguiamo? Allora, innanzitutto la pseudoscienza usa il linguaggio della scienza, anche se in modo improprio, altrimenti non è pseudoscienza, è tutt'altro. La scienza non si interessa di tutto, non si interessa di religione, di letteratura o di arte. Quindi sono linguaggi che non sono i linguaggi della scienza, anche se si parla di comitato scientifico per una mostra, per me è molto improprio in quel caso. È un comitato di esperti di storia dell'arte, non è un comitato scientifico che usa il metodo scientifico per stabilire se vale la pena esporre quel quadro o quell'altro. È un modo improprio. La pseudoscienza quindi non è tanto chi non si interessa di scienza, ma chi usa il linguaggio della scienza. Per fare tutt'altro, ora la pseudoscienza da altri tempi è evidentissima, qui siamo 100 anni fa ed è evidente che l'olio balsamico inventato da questi due medici che tra l'altro si arricchirono per 3-4 anni in maniera sconsiderata e non era, per quanto venga descritto in un linguaggio apparentemente scientifico, qualcuno lo chiama scientifichese, e in maniera molto precisa non valeva nulla, perché se no ancora oggi noi lo useremmo. E lo stesso vale per questi apparecchi che tolgono il dolore della schiena, oppure i saponi che tolgono il grasso, o il cancro che può essere curato con pastiglie miracolose. Se poi noi guardiamo la pseudoscienza da altri tempi, si viene subito evidente che non era pseudoscienza. Se veniamo a tempi un pochino più recenti, diciamo a quando ero bambino, la pseudoscienza comincia a avere un modo di comunicare un pochino più efficace. La pubblicità delle sigarette ora vietate veniva fatta in maniera molto intelligente. Si vedeva l'attore vestito da medico, ci si diceva che 20.679 medici sostenevano che le Lucky's erano meno irritanti e quindi le consigliavano. 20.679 è sicuramente un numero molto più interessante di 20.000. Ovviamente non è vero, neanche 20.679, nessuno aveva fatto una cosa di questo genere, però allora era permesso. Qui vediamo l'insegnante, la maggior parte degli insegnanti e degli scienziati espungono le Kent, che hanno un filtro in micronite, c'erano cioè vocaboli abbastanza interessanti che potevano cogliere il fumatore, dargli una scusa per continuare a fumare, però questa pubblicità tutto sommato adesso noi la riteniamo poco credibile, ma oggi la pseudoscienza esiste ancora e informa ancora. Questa qui è pubblicità evidente contro gli organismi geneticamente modificati, assurda, nessuno ha mai prodotto né produrrà il pesce banana, il coniglio rana o frutto che sono metà limone e metà pera. Questi mostri, che vengono chiamati Frankenfood, sono completamente inesistenti, non esisteranno mai. Gli organismi geneticamente modificati non hanno mai fatto del male a nessuno, anzi, li mangiamo tutti i giorni, li usiamo in continuazione per fare il formaggio, si usa caglio che deriva da organismi geneticamente modificati, non si usa più il caglio dei vitelli. Eppure si ha paura degli organismi geneticamente modificati, come si aveva paura degli esperimenti di Galvani che faceva muovere una rana morta, che poi ispirarono il Frankenstein di Mary Shelley, che era appunto pezzi di cadaveri che si muovevano. La paura di ciò che non conosciamo esisteva ai tempi di Mary Shelley, ma esiste ancora adesso. Purtroppo la pseudoscienza attualmente ha molto effetto. Questa qui è una recente pubblicità della Coop che usa proprio questa immagine e ci dice finché non ci saranno risposte chiare, questo l'ho ingrandito con il rispetto qua sotto, diremo no ai prodotti geneticamente modificati. I prodotti geneticamente modificati non danneggiano nessuno, non è vero che la Coop non vende prodotti geneticamente modificati perché vende il formaggio. E a parte rarissimi casi, il formaggio, come ho detto prima, viene fatto con chimosina genetica prodotta cioè da batteri che contengono i geni
delle mucche producono la chimosina che serve a, quindi sono delle chimere, no? I batteri transgenici, quindi non è assolutamente vero che la Coop non vende. Il fatto che faccia una pubblicità di questo genere dimostra che anche chi in questo momento è a capo di un'azienda di questo genere, la più grande azienda di distribuzione italiana, è preda della disinformazione su questo tema. Disinformazione che viene diffusa anche con cose di questo genere, no? Il mais fatto con mais geneticamente modificato provoca il cancro. La buttiamo lì così, è molto efficace, non significa niente, ma diciamola. E tanto ci sarà chi ci crede. Teniamo presente che che in Italia è addirittura vietato coltivare il mais geneticamente modificato, lo importiamo dalla Spagna. Perché? Senza alcuna motivazione scientificamente valida, per cui si usano insetticidi che si potrebbero non usare perché ci sono varietà di mais che resistono agli insetti. Resistono agli insetti producendo la stessa molecola che in agricoltura biologica si dà al mais perché non venga aggredito da questi insetti. Quindi noi non lo coltiviamo, lo importiamo e ci vantiamo anche di questo fatto. Quindi la pseudoscienza ancora oggi ha un'efficacia enorme. Teniamo presente che spiegare cos'è un organismo geneticamente modificato non è facile, se dovessimo spiegarlo ci vorrebbe un'oretta, almeno. Quindi c'è anche un problema di asimmetria delle conoscenze. Se uno mi vuole spiegare la differenza tra la periplastica attiva e la periplastica passiva, che so che esistono, penso che non so se un'oretta mi basterebbe. Quindi se non si riconosce la simmetria delle conoscenze, uno quindi non si fida di ciò che altri sanno, lui non sa, si genera questa diffidenza, un po' come Mary Shelley con Frankenstein. C'è una differenza importante tra la scienza e la scienza, scusate, pseudoscienza. Io qui adesso faccio vedere una vignetta che schematizza un po', però dà veramente l'idea. La scienza significa cercare i fatti e vedere che conclusione ne potremmo trarre. La pseudoscienza invece mette in rilievo, decide quali sono le conclusioni e poi cerca solo i fatti che le possono supportare. In questa vignetta si vede proprio un creazionista. Sapete che esistono ancora alcune piccole minoritarie sette religiose che fondamentaliste, che prendono la Bibbia alla lettera, sono diffuse in alcune zone degli Stati Uniti, in Italia sono rimasti solo i testimoni di Geova, e che a supporto di un'interpretazione fondamentalista non ammessa dalle principali confessioni cristiane, di un'interpretazione fondamentalista della genere, cercano solo i fatti che potrebbero essere a supporto. Ad esempio, non sappiamo ancora una cosa e quindi diciamo questa è la dimostrazione che il racconto della Genesi è corretto. Ecco, se noi cerchiamo solo i fatti che possono dimostrare quello che cerchiamo, possiamo a quel punto dire che siamo nell'ambito della pseudoscienza. Ecco, queste sono alcune cose che ci possono mettere in evidenza che siamo di fronte a affermazioni non valide, nonostante l'uso del linguaggio. Ecco, entrambi usano il linguaggio della scienza, ma la pseudoscienza in modo improprio. Le affermazioni della scienza sono verificabili, le affermazioni della pseudoscienza generalmente ci devi credere, perché lo so io. La scienza usa dati statistici, la pseudoscienza usa molto storie personali e testimonianze. Moltissimo, cioè la zia Pina è guarita con questa cosa qua, prendila anche tu, ma anche la mia vicina di casa è guarita, non ha messo la mascherina ma sta benissimo. Non si usano dati statistici, si tende a parlare di testimonianze e di storie personali. I risultati della scienza non sono mai veri, infatti questo viene rimproverato, no? Ma ci stai dicendo una cosa che 2 mesi fa ce n'hai detta un'altra, certo è vero, sono uno scienziato. Mentre la pseudoscienza ha sempre risultati eccellenti e sicuri. Prendiamo ad esempio Covid-19. Ma ci avevate detto che bisognava mettere i guanti anche quando si usciva di casa e adesso ci dite che non è più necessario. Certo, siamo scienziati, avevamo fatto un'ipotesi, avevamo preso il massimo delle precauzioni, adesso sappiamo che questo non è necessario e quindi questa ipotesi era sbagliata. Nella pseudoscienza mai nessuno ritratterà nulla.
mai, non succederà mai. Infatti i materiali e i metodi che la scienza usa devono essere chiari, chiunque può rifare l'esperimento, pseudoscienza non ve lo dico perché sennò poi vi copiate, e questo potrebbe essere un tema. La comunità scientifica è l'interlocutore della scienza, mentre per chi fa affermazioni pseudoscientifiche la comunità scientifica è un nemico, fatto da persone che sono ottuse, che non vogliono darmi ragione, fanno parte di un complotto di cui può far parte anche una certa Big Pharma, non si è mai capito bene di preciso cosa sia, ma c'è. Ovviamente la scienza è sottoposta a revisione parietaria, la pseudoscienza no, perché la comunità scientifica è il nemico, quindi non mi posso sottoporre. La pseudoscienza si diffonde anche tra persone di un certo livello. Questo qui è Thabo Mbeki, successore di Nelson Mandela, un politico, diciamo, di altissimo livello, non era un arrivista, faceva parte di una famiglia di perseguitati, ha dovuto vivere in Inghilterra, è tornato, quindi una persona di un certo livello, eppure a un certo punto in Sudafrica lui stesso ha creduto alla teoria di Duisberg, un grande virologo che aveva fatto delle scoperte molto interessanti, che sosteneva, non supportato dalla comunità scientifica, che la vera causa dell'AIDS non fosse il virus. E per questo ritardò le cure e Thabo Mbeki è purtroppo responsabile di centinaia di migliaia di morti in più in Sudafrica negli anni 90 e primi anni 2000 a causa di questo Duisberg, che aveva diffuso una teoria non credibile. Qua a Brescia abbiamo avuto il caso Stamina, molto interessante, in cui un ciarlatano aveva diffuso un intruglio a base di cellule staminali mesenchimali, quindi vedete che il linguaggio forbito che usava non c'era dentro niente di particolare, sosteneva che la sua terapia era ostacolata dai poteri forti della Big Pharma, che chi li ostacolava era contrario alla libertà di cura, quindi loro erano tutti delle vittime, e aveva un grossissimo sostegno da parte di programmi televisivi, di mezzi di comunicazione di massa, addirittura le Iene dedicavano intere puntate a sostenere Stamina. I fatti accertati era che nessuna validità, nessuna cura era stata validata dalla comunità scientifica, le riviste scientifiche e gli scienziati non accettavano questa cosa, non c'erano i presupposti per la sperimentazione a carico del Ministero di questo intruglio che poteva persino essere pericoloso, la cura cosiddetta infatti poteva essere pericolosa per la salute. Conclusione, il Parlamento italiano approva la sperimentazione del metodo Stamina che andò avanti per 2 anni e soltanto 6 deputati votarono contro, cioè praticamente nessuno. Tutti votarono a favore di questa terapia inventata da questo Vannoni, morto, perché la sua terapia non fece effetto, non è arrivato neanche a 60 anni, la sua terapia non fece nessun effetto, quindi lui è stato la prima vittima di se stesso, era un ciarlatano, e il Parlamento italiano, così come vota oggi, perché non si coltiva mais OGM, mais GM, alla stessa maniera votò per la sperimentazione del metodo Stamina. Partì da Brescia perché all'ospedale di Brescia trovarono una biologa e un medico compiacenti che cominciarono a sperimentare questo intruglio sulla pelle di alcuni bambini. Per orientarsi nel mare magnum della rete, che si avvale di internet e quindi arriva ovunque, si usano a volte anche degli schemi. Questo qua è tratto da un manuale di biologia di cui sono coautore, in cui si cerca di far capire alle persone come riuscire a capire se i siti sono attendibili o meno. Questo qui si insegna anche a scuola. Passiamo al discorso di infodemia. La diffusione di notizie false è stata chiamata anche infodemia. Addirittura l'OMS ha una branca, che si interessa di infodemiologia, cioè di come si diffondono le notizie false, in particolare quelle che sono collegate al diffondersi di un'epidemia. Sono molto importanti questi fatti, al punto che appunto c'è l'infodemiologia, cioè l'OMS
nel 2019 fece un primo congresso mondiale prima della diffusione del Covid, prima nemmeno che esistesse SARS-CoV-2, il virus, per affrontare il problema, perché è un problema importante. Gennaio del 21, l'anno scorso, le scienze dedicano una copertina, un intero numero, a questo tema, al veleno della disinformazione, cioè a come trovare, come si dice qui, un antidoto alle bugie virali che hanno contagiato anche alcuni scienziati. E qui ci si riferiva a due temi importanti, al tema dei vaccini, che si prevedeva, perché gennaio 21, nel momento in cui i vaccini hanno cominciato ad essere diffusi, si prevedeva l'infodemia, e al cambiamento climatico. Anche lì c'è una diffusione di notizie false, di chi nega che il cambiamento climatico sia di origine antropica, che ha conseguenze veramente importanti. E la previsione purtroppo si avverrà, l'infodemia è una malattia mortale. In questi grafici si vedono nel gennaio di quest'anno, gennaio del 22, la quantità di persone morte o in rianimazione o ospedalizzate tra vaccinati e non vaccinati. E siccome i non vaccinati sono quasi tutti vittime dell'infodemia, possiamo dire che quest'inverno e a tutt'oggi in Italia sono morte e muoiono migliaia di persone per infodemia, non si vaccinano, e questa è la situazione. Queste qui sono le persone con più di 80 anni non vaccinate che sono morte nel gennaio di quest'anno. Queste qui sono quelle che non hanno fatto le dosi giuste, e queste qui alla fine sono quelle che hanno fatto tutte le dosi. Persone in rianimazione, queste qui sono per fasce d'età tra 60 e 79 anni non vaccinati, e questi qui sono i vaccinati. Incidenza su 100.000 abitanti, quindi un'incidenza enorme. Di infodemia si muore, se queste persone si fossero vaccinate, la maggior parte di loro sarebbero ancora vive. E purtroppo, io dico purtroppo perché non sono contento in questo caso di aver ragione, anche questi frequenti ospiti delle trasmissioni televisive che venivano invitati nei talk show a fare dibattiti in cui uno vale uno, non sono più tra noi, perché loro stessi sono morti di infodemia. Informazioni false che hanno diffuso, questo qui è un biologo come me, veniva spessissimo invitato dalle trasmissioni televisive per sostenere un parere contro i vaccini, è morto di Covid. E alla fine, come tanti leader di questi movimenti che stavano sempre insieme a un sacco di persone, non usavano manco la mascherina, non si vaccinavano, e tanti non sono più tra noi. Quindi l'infodemia è una malattia grave. Anche per quanto riguarda i climi vengono diffuse notizie veramente false, ma che si basano su ragionamenti abbastanza veri, cioè ci dicono che non è mai esistito una volta in cui i climi erano come una volta, ed è vero, cioè il clima è sempre cambiato, cambierà sempre, e la novità non è che cambino i climi, l'uomo ha sempre modificato l'ambiente naturale, ed è vero. Quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole, cioè troviamo persone che vengono invitate anche nelle trasmissioni televisive, a me viene in mente per esempio Zichichi, mi viene in mente Franco Prodi, fratello di Prodi, che continuano a sostenere che il cambiamento climatico in cui siamo ormai immersi da più di un secolo non abbia niente di diverso dai cambiamenti climatici particolari. E i dubbi che queste persone insumino non sono i dubbi della scienza, non sono i dubbi che ci aiutano ad imparare, ma sono i dubbi che ci paralizzano, che ci fanno in modo che non decidiamo e che siamo arrivati a questo punto. Perché non è che non sia vero che i ghiacciai erano estesi così, come si vede in questa enorme, grande ghiacciaia, un'era glaciale, adesso si sono ridotte quei puntini neri. Certo che è vero, questo era il ghiacciaio del Garda e questo è il lago di Garda, ma ciò che queste persone non ci dicono è che il cambiamento climatico degli ultimi due secoli è di origine antropica, quindi è un cambiamento climatico come tanti altri, ma questo accelera in maniera straordinaria a causa dell'emissione di CO2. E allora noi abbiamo un punto di riferimento che non sono il singolo scienziato o presunto tale dissidente, ma anche qui è un'istituzione scientifica, l'IPCC, che raccoglie tutti i dati sui cambiamenti climatici. È dal 1988 che parliamo di questo argomento, ma purtroppo con uno scarsissimo seguito. Poi è arrivata Greta, che cos'ha di buono Greta? Comunica bene. Ecco,
la scienza a volte non è credibile, e invece Greta è stata credibile. L'IPCC c'era dall'88 e tutti noi, tutti i bei ragionamenti che faceva, tutti i dati incontrovertibili che venivano diffusi, non avevano un grande seguito. E io mi sono posto questo problema, perché poi non siamo credibili? Ho portato qui questa cosa che, per chi a casa si vede, questo qua è il mio libro di ecologia. Io ho fatto l'esame di ecologia nel 1980, sono passati più di 40 anni, e qua viene descritto nei minimi particolari il cambiamento climatico che ci sarebbe stato, studi del 65, che ci sarebbe stato nei successivi 70 anni. Previsioni perfettamente azzeccate, cause perfettamente indovinate, cosa bisognava fare veniva detto perfettamente. Il mio libro di ecologia era del 71, poi era stato tradotto in italiano più avanti, viene dal 71 fino a 5-6 anni fa non si è fatto nulla, perché evidentemente non eravamo stati credibili, non io, perché io nel 71 ero un bambino, però evidentemente la scienza non era riuscita ad essere credibile. Ci sono tanti motivi. Uno, per esempio, in questo nel caso del cambiamento climatico, un posto a cambiare stile di vita è difficile. Attualmente la situazione è un po' questa, specialmente nei paesi più industrializzati. Moltissimi sono preoccupati per il futuro dell'ambiente, ma che siano disposti a cambiare stile di vita c'è poca gente. Quindi la comunicazione scientifica viene vista un po' come, e adesso siamo qua. Attenzione che ci sono altri temi su cui non abbiamo seguito, come io devo come biologi, nonostante diciamo queste cose da tanto tempo. Prima ho parlato della peste. Sì. Sono almeno 40 anni che si sta dicendo che si stanno sviluppando batteri antibiotico resistenti, che non bisogna usare gli antibiotici quando non ci sono malattie di origine batterica. Ci sono ancora persone che prendono gli antibiotici per malattie di origine virale e che sono una delle cause per cui si sviluppano batteri antibiotico resistenti. Prendo antibiotici quando non è necessario. Non c'è nulla che ci garantisca che continuando così non si producono batteri antibiotico resistenti alla peste, già ci sono la tubercolosi. Questo allarme non esce dal mondo scientifico. Attualmente non c'è una gran paura dei batteri antibiotico resistenti. E il problema c'è, potrebbe venire fuori l'anno prossimo, tra 2 anni, tra 3 anni, e sarebbe più importante della pandemia di un virus. Altro problema su cui pare non esserci molto seguito è la sesta estinzione, cioè la biodiversità che sta crollando ormai da decenni, senza che questo preoccupi più di tanto le persone. E qual è la causa principale? Quando sono nato io, la Terra aveva 2 miliardi e 750 milioni di abitanti, oggi siamo 8 miliardi. L'Africa, quando sono nato io, aveva 300 milioni di abitanti, adesso ne ha 1 miliardo e 3. Ora, abbiamo occupato tutto lo spazio degli altri. Purtroppo qui volevo far vedere questo orologio che ci fa vedere la velocità con cui aumentano gli abitanti sulla Terra, che è terrificante. Argomento di cui non si parla. Addirittura abbiamo, anche questo in maniera contraria a quello che la maggior parte degli ecologi sostengono, il problema di incentivare le nascite, anche in Lombardia, dove siamo in 10 milioni, in 25.000 chilometri quadrati, dove assolutamente non possiamo sostenere tutte queste persone, perché non è possibile. In Italia siamo in 60 milioni su 300.000 chilometri quadrati, vuol dire che in Lombardia siamo 400 per chilometro quadrato, 400 un chilometro quadrato è un quadratino piccolo. Teniamo presente che un terzo della Lombardia non è abitabile. La sola idea che l'Italia fra 50 anni passi da 60 milioni di abitanti a 50 milioni di abitanti, che è sperabile, viene vista come un problema, nonostante nel mondo scientifico si dica esattamente il contrario. 8 miliardi sono troppi. Torno al mio libro di ecologia, anche qua veniva 50 anni fa veniva scritto che, bisognava porre un limite alle nascite,
bisognava programmare. Cioè, questo è stato fatto qua in Europa, Oriente, ma in alcune zone del mondo non si sta facendo nulla per bloccare l'espansione demografica. Tra l'altro, la scienza è responsabile dell'espansione demografica, perché la mortalità infantile si è, non dico dimezzata, ma è diventata un centesimo di quanto non fosse 200 anni fa. Quindi non si può far crollare la mortalità infantile e poi oltretutto fare come si fa in alcune zone dell'Africa. 7-8 figli di media per donna, come succede ancora nell'Africa subsahariana. Anche lì sta crollando la mortalità infantile. Ecco, io penso che non si viene creduto perché si viene visto, gli scienziati siete delle Cassandre. Ci parlate di antibiotico resistente, ci parlate di sovrappopolazione, ci parlate di biodiversità che crolla, ci parlate di cambiamento climatico, ci parlate di, guardate che di spillover, insomma, io non lo voglio sentire fino all'ultimo. Però io penso che una cosa importante sia smentire questo fatto che la scienza porta sfortuna ed è fatta da tanti Cassandre. E io ritornerei per concludere a Mary Shelley. Mary Shelley che scrive, appunto terrorizzata dagli esperimenti di Galvani, scrive, ci racconta che il dottor Frankenstein, andando avanti di questo passo, creerà degli umanoidi che ci creeranno un sacco di problema, oggi li chiameremo degli OGM. Vediamo cosa è successo dai tempi di Mary Shelley guardando la sua vita. Nasce nel 1797 e muore nel 1851. Noi oggi diremmo giovanissima. Ha avuto quattro figli, solo uno è diventato adulto, tre muoiono, uno per parto prematuro, uno di colera e uno di malaria. Oggi tutti e quattro questi figli sarebbero diventati adulti perché il parto prematuro viene rimediato con l'incubatrice, il colera non è più una causa di morte in Europa perché ci sono gli antibiotici, la malaria non è più una causa di morte in Europa perché la zanzara nocciola è stata sterminata. Muore poi a 53 anni dopo aver sofferto per una malattia misteriosa per 12 anni che non le è mai neanche stata diagnosticata perché non si poteva andare sotto il primo centimetro di pelle. Sicuramente aveva qualcosa al cervello, la stessa cosa. Noi adesso andiamo il primo centimetro di pelle per noi non è un problema. Andiamo dentro con i raggi X, con le ecografie, con tanti sistemi di indagine. Beh, a quei tempi o una cosa era lì, o se non si sapeva nemmeno cosa fosse, nessuno sa di cosa è morta. Sua madre, una filosofa femminista del periodo illuminista, molto conosciuta ai suoi tempi, guardate quando muore, il 10 settembre del 1797, lei nasce il 30 agosto del 1797. La madre di Mary Shelley è morta di parto, partorendo Mary Shelley. Oggi la morte di parto è praticamente inesistente perché il parto viene fatto in condizioni, diciamo, che sono completamente diverse da quei tempi. Ora, lei aveva paura della scienza, questo è il dottor Frankenstein, questo qui è il mostro innominato. In realtà, se fosse vissuta nel mondo attuale, sarebbe vissuta fino a 90 anni. Avrebbe avuto i suoi quattro figli, forse ne avrebbe avuto di meno perché sopravvivevano i primi due e poi andava bene così. La malattia che ha avuto l'avremmo probabilmente diagnosticata e la sua mamma l'avrebbe avuta con sé, probabilmente fino all'età in cui lei stessa in effetti è morta. Questo per dire che la paura della scienza che si aveva era in effetti una paura immotivata e che gli scienziati non sono delle Cassandre, ma danno la possibilità a tutti di vivere più a lungo e meglio. Grazie. Veramente a Paolo Vitale perché è stato bellissimo, chiarissimo e affascinante dare questo mondo. Del dubbio, così, no? Del dubbio, perché la scienza è tutto, già la volta scorsa era emerso questo dubbio e oggi l'hai supportato con questi esempi molto concreti che li hanno molto vicini a noi. E
E sicuramente entrare nel mondo confuso è molto più entrare in certezze, anche se infondate, che non coltivare il dubbio, quindi accettare anche che si può pensare una cosa e poi scoprire che magari quella cosa non era giusta, bisogna cambiare di vista, opinione, progredire per l'altro. Direi che se qualcuno vuole intervenire, possiamo fare brevemente. C'è una persona là in fondo che credo di riconoscere. Allora, vediamo se riusciamo a trovare un microfono. Sì, meglio il microfono, che così si sente anche per chi segue questa diretta, che sembra un po' complicata sul piano tecnico, ma c'è. Io innanzitutto devo fare i complimenti per la sua bella e chiara presentazione riguardo alla distinzione tra scienza e servizio. Naturalmente tutti i discorsi possono essere in una certa misura perfettibili e approfonditi, ma direi che il complesso nella sostanza è fatto un discorso, diciamo così, che nella sostanza è più che accettabile. Ma io sono un po' perplesso. A un certo punto, quando lei fa un'affermazione apodittica, e l'affermazione apodittica, che poi ha dibattuto in altri punti, quasi fosse un vulnus, un nervo, diciamo così, infiammato. Gli organismi geneticamente modificati non sono pericolosi. Ora, io vorrei fare una piccola passata. Sempre fino a prova contraria. Sempre fino a prova contraria. Innanzitutto io comincerei a fare una descrizione tra scienza e tecnologia. E poi lei si pone una serie di domande che forse hanno una risposta. Perché la pseudoscienza ha, diciamo così, una pillola in particolare? Io qualche idea in merito ce l'ho. Ed è il discorso per cui anche ciascuno di noi, quando ha un problema, cerca sempre di individuarlo in un contesto che sia il più rassicurante per la persona. Quando uno, si è preso un brutto malato, si è preso un colpo di freddo. C'è questo atteggiamento, questo è il motivo per cui la questa conoscenza è, diciamo così, attrattiva. Ma ritorniamo all'affermazione che lei fa, cioè gli organismi geneticamente modificati non sono pericolosi, sino per il contrario. Anche il calamite era un farmaco che era ritenuto pericoloso, il talidomide era un farmaco che era stato ritenuto non pericoloso, è stata causa di problemi di malformazione. Cioè, noi viviamo in una società in cui spesso c'è un atteggiamento scientifico speculativo di per sé, che uno va in altri casi, soprattutto nel caso in cui la gente lavora in un contesto di sviluppo tecnologico, le motivazioni sono fondamentalmente. Io sono convinto che in buona misura, io non sono nessuno di buona conferenza, che tutte le ricerche fatte nel campo sulla modificazione genetica, un certo tipo di modificazione genetica, nascono da motivazioni profondamente economiche. Lei dice giustamente, io ho questa esperienza, comunque dalla modificazione genetica in linea di principio non c'è nulla. Di strano, pensiamo a tutta la frutta che noi abbiamo, la frutta è frutto di una selezione, quindi in sostanza di una modificazione genetica non fatta in termini di DNA che ne ha determinato le caratteristiche. Però la capacità di modificare geneticamente è un processo così veloce, così a basso costo nella società e così, diciamo così, può essere finalizzato dal punto di vista economico, che spesso non si attende, non si, cioè dire fino a prova contraria, sì è vero fino a prova contraria, ma la misura in cui noi
diciamo che un farmaco è dall'ordine, ma è dall'ordine da un certo punto di vista. Che tempo richiede? Che sperimentazione richiede? È un discorso molto complesso. Non a caso in Europa c'è un atteggiamento molto diverso sulle sostanze non geneticamente modificate rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti. No? Negli Stati Uniti c'è la logica da Monsanto, per esempio, che fa, si occupa di fare, diciamo anche, soprattutto del mais, dei farmaci, dei semi geneticamente modificati con caratteristiche migliori, d'accordo? E questo perché poi alla fine? Perché poi chi fa quelle piantagioni deve comprare da così c'è un beneficio, diciamo così, per la quantità del prodotto, ma che soprattutto per la qualità. Quello che mi preoccupa, secondo me, è fino a prova contraria, dopo che è stata fatta una sperimentazione scientificamente convincente, no? Che la cosa non rappresenta dei pericoli. Non dico solo pericoli per noi, ma pericoli per noi. Quindi, l'affermazione di Giustana che può votare un po' pericolosa è un'affermazione che a me lascia in prova. Evidentemente uno che occupa in opera di quel settore ha sicuramente delle conoscenze maggiori, ma forse ha una fiducia, io credo, tutto sommato, eccessiva in queste cose. Perché, così come nel campo dei farmaci, in un campo molto complesso, la logica economica fa così che, tra virgolette, il termine pericolosità del progetto come non è che a volte abbastanza trascurato, perché intervenire questo era un punto che io volevo dire. Poi l'atteggiamento scientifico e l'atteggiamento pseudoscientifico c'è una differenza fondamentale. È chiaro che se lei mi fa la legge di gravità, in una certa misura non può dire la legge di gravità è vera fin quando non si dimostra di gravità. Ma la distinzione è molto più sottile, non è così. Questa è una cosa abbastanza banale. Vi faccio un esempio, che è uno dei problemi che sono tipici oggi per quanto riguarda la ricerca sperimentale nel campo delle particelle, dove addirittura uno, siccome i dati giustamente sono statistici, che le misure sono affette da un rumore che è tipo casuale, allora una cosa dimostrata non è dimostrata, essendo un dato statistico, si va a vedere che non c'è il sigma, perché sigma o sigma, per dare questo sigma. Vi faccio un esempio, che è una barzelletta. E la barzelletta di questo sigma. Scusa Giovanni, ti devo chiedere di sintetizzare. Ti spiego perché, Innanzitutto perché dobbiamo a un certo punto lasciare libera la stanza perché abbiamo un tempo. Volevo anticipare che l'ultimo incontro che terremo il 31 maggio, forse qualcuno l'ha già capito, sarà in una forma proprio dialogica. Cioè, quindi i due relatori, cioè Paolo Vitale, che questa sera lo hanno annunciato, che questa sera non tra il pubblico, ma la volta scorsa ha fatto la sua bellissima relazione, ecco, saranno a nostra disposizione, anzi metteremo anche il seggio in cerchio, proprio per una parità, non una parità che dice uno vale uno, ma una parità perché ciascuno potrà intervenire, e anzi io anticipo, invito tutti quelli che spero saranno presenti, a preparare già delle considerazioni o delle domande o anche delle considerazioni da portare. Per cui il rapporto che noi vorremmo approfondire la volta scorsa, che ha a che fare con quello che tu hai toccato, mi sembra, è quello della come noi ci rapportiamo tra la scienza e la natura, insomma, perché è questo poi il tema che anche nel tuo intervento io sento molto forte. È chiaro che è un tema politico questo, cioè non è un tema soltanto speculativo di ricerca scientifica, diventa poi un tema politico nel momento in cui la comunità, ecco la cittadinanza scientifica che abbiamo stampato in cima a questo volantino dei tre incontri, la cittadinanza scientifica significa che i cittadini si interrogano su queste cose e chiedono alla politica di ragionare e di intervenire in una maniera democratica, ragionevole, non autoritaria ma spiegata, perché la scienza non è democratica, si dice, perché
c'è chi sa le cose, chi non le sa, quindi non possono prendere decisioni quelli che non le sanno, però tutti devono essere messi nella condizione di capire che cosa sta accadendo. E credo che questo tema, adesso non volevo sovrapporlo, però lascerei magari dire subito a Paolo di fare qualche cosa a riguardo, perché io credo che questi temi torneranno alla... L'ultima cosa, volevo contestare una cosa. In fisica noi vediamo una porta della misura di cui questa sera. Non è esattamente. In fisica noi crediamo in qualcosa che rappresenta come funziona. E questo lo ricapiamo facendo un esperimento. La legge di gravità di Newton la pensiamo perché facciamo la prova a cadere un grafico che cresce e che questo cade, diciamo così, seguendo la questione di gravità. Non è esattamente. Perché l'esperimento può essere utile ad un'interpretazione della realtà, ma bisogna escludere tutte le altre possibilità. Cioè, bisogna escludere che quel corpo cade in quel modo, ma non ci può essere un'altra causa per quel corpo. Il che vuol dire, questo soprattutto quando si fanno esperimenti di tipo in questo campo che viene iniziato, quando uno dice non è pericoloso, non è pericoloso da una prova contraria, non basta. Io ho questa opinione, bisogna escludere. No, e volevo dire rispetto a questo, mi piacerebbe parlare dell'OGM, cioè degli organismi geneticamente modificati, però il presupposto sarebbe perlomeno sapere cosa sono. Perché per sapere cosa sono uno dovrebbe conoscere almeno tre argomenti, diciamo la mutagenesi casuale, la tecnologia del DNA ricombinante e la tecnologia CRISPR-Cas9. Io trovo un po' strano che sia molto diffuso un parere su argomenti che la maggioranza delle persone non conoscono nella maniera più assoluta. Ma non è obbligatorio avere un parere su tutto. Io personalmente non ho un parere sulla teoria delle stringhe, ma non ne ho ma assolutamente, perché non so cosa sia, perché non sono laureato in fisica, non ho mai approfondito il tema, quindi se mi chiedono se ne ho un parere, no, non ho un parere. Sugli organismi geneticamente modificati ho un parere che mi sono fatto prima vedendo cosa sono e poi dopo facendomi un parere. Però il fatto che noi diciamo che fino a prova contraria, se chi dice ad esempio ma il vaccino è solo un vaccino sperimentale, questa qui è tipica affermazione della pseudoscienza, no? State usando un vaccino che è solo sperimentale, ma non ci sono farmaci che non sono sperimentali. L'aspirina si usa da 150 anni ed è un farmaco sperimentale perché a tutt'oggi si studiano gli effetti e le controindicazioni dell'uso dell'aspirina. Non è che a un certo punto l'aspirina diventa lo Spirito Santo. L'aspirina è un farmaco, nessuno ci dice che un domani si scopre che l'aspirina può essere sostituita da un altro farmaco più efficace. I farmaci sono tutti sperimentali. Gli organismi geneticamente modificati si sperimentano sempre. Non è che a un certo punto si smetta di sperimentarli e diventano dei totem che non possono più venire messi in discussione. Gli organismi geneticamente modificati si usano da 50 anni. In questi 50 anni, facciamo un esempio, una volta si usavano per i diabetici, si usava l'insulina equina o quella suina. Da 30 anni si sono modificati geneticamente dei batteri in cui sono stati inseriti i geni umani, quindi quei batteri sono delle chimere perché contengono geni umani e geni di batteri, quindi sono dei batteri un po' umani. Questi batteri producono l'insulina umana. L'insulina umana da 30 anni la usano tutti i diabetici del mondo, cioè milioni, anzi ne sono state, ne vengono distribuiti miliardi di dosi ogni anno. Io non ho sentito i diabetici che si lamentano e dicono io vorrei tornare all'insulina naturale delle mucche, dei cavalli o dei maiali, perché però avevano delle controindicazioni. Ma è sperimentale questa insulina? Sì. Non diventa mai definitiva. Mettiamo il formaggio che lei mangia, che è fatto con, come dicevo prima, con caglio che deriva da batteri geneticamente modificati che contengono i geni delle mucche, sono un po' batteri e un po' mucche. Noi lo mangiamo ininterrottamente da 30 anni, quasi tutto il formaggio che mangiamo così. Questo caglio, questa chimosina genetica è sperimentale? Sì.
perché miliardi di persone la usano tutti i giorni e io non mi sento di dire che per sempre questi batteri geneticamente modificati andranno bene. Fino a prova contraria vanno bene. La paura degli OGM è evidente che è la stessa paura che Mary Shelley aveva degli esperimenti di Galvani, perché finora abbiamo risolto una tale quantità di problemi con gli organismi geneticamente modificati che se me l'avessero detto 50 anni fa avrei detto qual è un sogno. Per venire al talidomide, lì cosa succedeva? Non è stata fatta una sperimentazione animale sufficientemente efficace, perché l'errore qual è stato fatto? Oggi lo sappiamo. Avevano provato il farmaco soltanto su animali non gravidi. Questo è stato un errore gravissimo. La sperimentazione animale andava fatta anche sui ratti gravidi e avremmo visto qual era l'effetto. Ma questo lo sappiamo oggi. Allora, siccome noi fra pochi minuti dobbiamo veramente lasciare la sala, allora c'è Loana Liccioli che è qui con noi e che vuole fare un piccolo intervento, dopodiché ci dobbiamo proprio salutare, dobbiamo proprio lasciare la sala. Diciamo che tra 15 giorni ci troviamo qui e abbiamo un'ora e mezza a disposizione. E magari parleremo degli OGM un'altra volta. Volevo dire una cosa, che quello che dice il Signore è accettabilissimo, però il suo è un discorso duplice, no? Che conferma quello che diceva Paolo Vitale, cioè da una parte c'è la scienza come ce la rappresentiamo e come ce la rappresenta, dall'altra c'è la fiducia nelle istituzioni. Quindi se io non credo agli OGM, adesso a me non interessa dire cosa penso degli OGM, della sperimentazione, ma non è questo il punto. Però non confondiamo i livelli di discorso, perché gli OGM, se sono scientificamente studiati e noi siamo convinti che questo sia, li possiamo accettare col dubbio che tutto quello che è scientifico deve portare dietro di sé. Se però noi a livello di istituzioni politiche non siamo convinti che venga fatto questo per il bene, diciamo, dell'umanità, ma per interessi economici, allora è un altro discorso, però sono due piani differenti, secondo me non li possiamo intrecciare così e creare confusione, perché se no torniamo a quello appunto che diceva lui. Scienza o pseudoscienza? Allora io dico scienza o interesse economico? Dobbiamo però distinguere, non possiamo mischiare tutto, altrimenti è una macedonia, cioè non so se riesco a dire. Allora, io volevo dire una cosa. Sì. Ma io sono stata bravissima. E no, che a me piace molto la definizione del progetto sulla popolazione, perché una cosa che si può fare è quello che mi piace male. Ah, ecco. Perché si può. Sì. Sicuramente mi piace molto per il campo, eccetera. E poi mi sono chiesta molte volte perché da anni io non so più di campo. All'inizio pensavo che sia stata chiesa per i religiosi, poi invece niente, c'è l'archivo che si trova su parere, ma una volta, e insomma, per dire, perché è un problema di resistere alla politica di corte. Cioè che non si può usare questo argomento perché è una forma discriminatoria verso le classi povere o dei paesi poveri o e niente, questa cosa che ha bloccato, nel senso che così importante, vorrei che fosse tutto così più discusso, perché la propria è una cosa molto pericolosa per l'umanità, per l'ecosistema. Volevo sapere se c'era invece, cioè, insomma, per caso sono d'accordo, anzi secondo me sia sulla questione della genetica sia sulla questione della popolazione si potrebbero dedicare, ecco, cittadinanza scientifica vuol dire concentrato, perché il sito e l'associazione Population Matters che lei ha nominato è molto interessante e è davvero stupefacente come l'esplosione demografica, che è un fenomeno di proporzioni veramente apocalittiche, perché di questo stiamo parlando di un mondo in cui non c'è più spazio altro che per gli esseri umani,
e per le piante e gli animali che servono a noi, non c'è più spazio per gli altri esseri viventi, non sia attualmente un tema dibattuto. È veramente stato un dato. All'inizio di questo secolo in Africa erano sopravvissuti nella zona dell'Africa in cui c'erano ancora 200.000 leoni, e se ne sono rimasti 20.000. In tutto il mondo sono rimaste 4.000 tigri ligri, ce ne sono 8.000 negli zoo. Ma stiamo arrivando ad aver solo degli zoo. Sì, non possiamo diventare l'unica specie vivente della Terra. Sono d'accordo, un tema di cui dovremmo parlare. Allora, questi temi sono enormi, cominciamo ad averci fra 15 giorni, che li riprendiamo tutti nella forma colloquiale che mi sembra di capire piace. E poi in futuro abbiamo già in programma, però fra qualche mese insomma, di riprendere questi temi anche quello degli organismi geneticamente modificati, sicuramente confrontato con un grande genetista come ha detto Paolo. Lo dico comunque ci sarà. Grazie a tutti, buonasera a tutti quanti. Come? Sto lavorando a quella raccolta perché l'avevo, ma ho scoperto che tutti i file di diretta non si scrivono, quindi lo provo. Ti parliamo magari la prossima volta. C'è il nostro dopo che è presto.